La riqualificazione a cura dei parchi associati ha interessato l'intero edificio di Portaluppi, edificio che è sviluppato in due corpi, un corpo basso più antico del 1919 e un corpo alto denominato la Torre del dopoguerra degli anni 50. Il corpo basso su Via Nasperto è occupato attualmente da uno studio legale internazionale Allen & Overy, mentre la torre tra Via Brisa e Via Nasperto è occupato da una nota azienda italiana di gioielleria, Bucellati. Il nuovo volume, costruito sul corpo basso, si pone come obiettivo quello di dialogare con i due stili differenti della torre e del corpo basso stesso. All'interno della vetrocamera del nuovo volume è stata interposta una rete di due colorazioni differenti, all'interno nera in modo da attenuare i raggi solari provenienti dall'esterno, mentre sulla faccia esterna color bronzo per integrare maggiormente il volume all'intorno. Gli spazi del piano interrato posti al di sotto della corte un tempo ospitavano i magazzini e i parcheggi di pertinenza dell'edificio. Abbiamo demolito una parte della soletta del piano terra che divideva questi spazi ipogei dalla corte per aprire le nuove sale meeting che ora si affacciano su questo patio ribassato, caratterizzato da una forte mineralità e da un unico elemento verde che è un albero di melograno. Un albero di melograno che riprende quelli che sono i fregi del Portaluppi sulla facciata del corpo basso, della parte più antica del complesso. Anche per la biblioteca abbiamo scelto di enfatizzare in qualche modo la percezione di questo spazio ipogeo. Il soffitto ha una colorazione antracite, scura, in contrapposizione con quella che potrebbe essere la strategia normalmente suggerita per enfatizzare la luce in uno spazio a un piano interrato.